dare inizio a questa sessione, però permettetemi di ringraziare la dottoressa Marotta che mi ha invitato a questa moderazione e i colleghi del reparto di medicina e cardiologia di Soveria e i miei infermieri che mi hanno supportato per tanti anni di lavoro. Un saluto alle autorità, è doveroso, al direttore generale che è qui con noi e volevo anche ringraziare e salutare per la loro presenza tutti i cittadini di Soveria, di Decollatura, dei paesi limitrofi che in effetti sono veramente tanti e che con la loro presenza dimostrano quanto sia l'attaccamento per questa nostra struttura ospedaliera. Questo voglio fare proprio un applauso a loro. Grazie, grazie per essere qui. È arrivato il dottore Paola, ecco, ero preoccupato perché deve fare una relazione anche questa sera. Allora, do inizio subito a due relazioni perché presento i due relatori in quanto l'argomento è un argomento unico, che è quello della sorveglianza dei soggetti che effettuano terapia con anticoagulanti orali. Questi soggetti, proprio perché assumono questo tipo di farmaci, che sono farmaci che inibiscono il processo fisiologico di coagulazione del sangue, devono essere attentamente monitorati e seguiti nell'andamento della terapia. A Soveria Mannelli da molti anni esiste un centro di sorveglianza degli anticoagulati, saranno circa 20 anni se non sbaglio. E quindi do la parola prima al coordinatore infermieristico Tonino Colosimo, che ha lavorato e lavora al servizio di cardiologia e quindi adesso al reparto anche di medicina, e a seguire alla dottor Gaspare Mancuso, che è dirigente medico della unità operativa di medicina, che poi seguirà nella parte clinica dell'argomento. Devo dire che in questo piccolo ospedale nostro esiste una grande realtà, quella del centro di sorveglianza per il controllo della terapia anticoagulante orale. Nato come centro di sorveglianza, sempre per la terapia, nel 1997, da un'idea della dottoressa Anna Marotta e il dottore Mario Andriciola, sotto la guida del dottore Giancarlo Bellieni, allora primario. Ecco, questo è il libretto rosso, riporta ancora AUSU numero 6, Lamezia Terme, presidio ospedaliero Soveria Mannelli, prevenzione e terapia delle trombosi. Cos'è il libretto rosso? Il libretto rosso è uno strumento usato per tenere sotto controllo i sorvegliati speciali. Ecco, i nostri sorvegliati speciali non sono le guardie rosse di Mao Zedong, sono persone a rischio tromboembolico. Il libretto rosso è un vademecum concepito per rendere più semplice la vita dei pazienti in terapia con anticoagulanti orali, con una serie di consigli pratici e norme generali che, se osservati, possono dare beneficio e ridurre i rischi. TAO, terapia anticoagulante orale. In quel tempo, parliamo quando è nato questo centro, il dosaggio del farmaco veniva calcolato e scritto manualmente nel calendario del libretto rosso. Dopo un po' di anni, cioè con l'avvento dei PC, dopo un po' di anni si è passati ad un programma su PC, il quale dà un grandissimo aiuto per il calcolo del dosaggio
è la stampa del calendario posologico. Cioè, mentre prima bisognava scrivere tutto a mano, fare i calcoli della posologia in base ad una, diciamo, a operazioni vere e proprie algebriche, adesso questo programma aiuta il medico a dare il dosaggio. Ecco, questo è un calendario. Un calendario dove è riportata la diagnosi, la data del controllo, la data del controllo e quindi il range terapeutico da rispettare in base alla diagnosi, con i giorni stabiliti quanto il dosaggio giornaliero. Chi sono questi sorvegliati speciali di cui parliamo? In base alla loro patologia sono classificati in due grandi categorie: pazienti affetti da fibrillazione atriale, trombosi venosa profonda o predisposizione congenita alla formazione di trombi, e per l'altra categoria pazienti con protesi valvolari meccaniche, che sia mitrale, aorta, non so, che abbiano subito interventi di cardiochirurgia. I nostri pazienti sono speciali perché, a prescindere dalla patologia, la maggior parte sono persone anziane, dove, a parte il rapporto professionale, dopo tanti anni si è venuto a creare un rapporto affettivo. Spesso li chiamiamo per nome. Il nostro impatto con loro è quello di essere vigili, attenti sicuramente, osservatori nel cogliere per tempo qualsiasi sintomo o segnale che possa essere utile per il loro stato di salute. Di recente qualcuno è venuto a mancare. Uno aveva 92 anni, l'altro 96. Non sono andati via né per ictus né per emorragia cerebrale, sono andati via per altre patologie. Quindi posso dire che la cosa funziona. Farmaci anticoagulanti orali sono i due che sono il Coumadin e il Sintromo. Dosaggio del farmaco. Il dosaggio del farmaco va fatto in base ad un monitoraggio di un esame ematico, INR, rapporto internazionale normalizzato. Si fa riferimento a questo indice per la metodica laboratoristica uguale per tutti i laboratori. In questo modo il paziente può effettuare il controllo in posti diversi dal suo centro. Abbiamo una grossa affluenza che noi definiamo stagionali, maggiormente d'estate, cioè i nostri emigrati che vengono dal Piemonte, vengono da tutte le parti d'Italia o dall'estero, vengono da noi a controllarsi proprio perché è una cosa fattibile essere seguiti altrove. Intervallo terapeutico. Per ogni patologia c'è un range da rispettare. Con valori al di sotto del range previsto si rischia l'ictus, con valori al di sopra c'è il rischio di emorragia cerebrale. Ecco, vediamo l'intervallo terapeutico: sangue denso o sangue fluido. Vediamo da 2 a 3 se trattiamo una fibrillazione atriale, se poi c'è una protesi meccanica da 2,5 a 3,5. Qua sono elencate le norme per il paziente con questo tipo di farmaci. Innanzitutto è importante mettere il paziente a conoscenza del farmaco stesso. L'inosservanza delle norme raccomandategli può causargli la trombosi o l'emorragia. Assumere il farmaco sempre alla stessa ora, in genere di pomeriggio, tra le 17 e le 18.
Non è cosa buona dimenticare di assumere il farmaco, ma è ancora peggio assumerlo due volte. Se un paziente gli viene il dubbio di non averlo preso, di averlo preso o no, è meglio non prenderlo proprio piuttosto che prenderlo due volte e rischiare l'emorragia. Non modificare mai la posologia in maniera autonoma. Se dovesse assumere nuovi farmaci, avvisare sempre il medico curante o il centro dove si è seguiti. Poi farmaci da evitare, derivati di acetilli salicilico, farmaci che possono assumere, il paracetamolo. Ecco, sono una serie di altre raccomandazioni, raccomandare ai pazienti se devono fare cure odontoiatriche o chirurgiche in generale o anche gastroscopie, di venire da noi a dire queste cose, noi sospendiamo il farmaco nei tempi dovuti. Per accedere al nostro centro ci vuole un'impegnativa del medico, un'impegnativa sul ricettario regionale redatta dal medico di famiglia con la richiesta di prima visita per monitoraggio TAO. In questa prima visita è necessario che il paziente porti con sé tutta la documentazione sanitaria attestante alla patologia. Se il paziente è conosciuto perché è stato magari ricoverato nella nostra unità operativa, ha transitato nel nostro ambulatorio, allora il caso è diverso, già lo conosciamo e si può dare la terapia. Penso di aver detto tutto, grazie alla dottoressa Marotta che ci ha tenuto che facessi questa cosa, grazie a tutti voi di avermi. Arrivederci. Grazie Tonino. Allora, siccome il mio caposala Tonino Colosimo è stato molto bravo, io quasi non dico più nulla, ha detto tutto lui e l'emozione è pure tanta, perché è vero che sono abituato a parlare al microfono e i miei colleghi me lo dicono sempre, però in questa circostanza capite che un po' la cosa è diversa. E allora, innanzitutto vi saluto egregi colleghi moderatori, saluto tutti gli egregi colleghi in sala, vabbè, il direttore che ci rappresenta in primis, tutti voi cittadini qui convenuti così numerosi. Allora, poi che devo dire più? Devo dire che io saluto, ma il saluto è troppo poco, ringrazio in modo particolare colei che è l'artefice di questo evento, e cioè la dottoressa Anna Marotta, la mia primaria, che è primaria di me molto prima della dottoressa Spina, Mercurio e Carnovale, ci tengo a precisarlo. Allora, dicevo che io non la saluto, ma la ringrazio, e i ringraziamenti che le voglio rivolgere sono tanti, non sto qui a specificarli, ma sono tutti quei ringraziamenti che si vogliono rivolgere a una persona a cui si è legati da tanti anni e a cui si vuole amichevolmente tanto bene. Allora, Andiamo al dunque. Allora, vi dicevo che io continuerò a parlare senza slide dei cosiddetti appunto libretti rossi, di cui Tonino Colosimo molto esorientemente vi ha raccontato la storia. Io cercherò di continuare in chiave di lettura medica, diciamo così. Allora, il libretto rosso, e l'avete visto nell'immagine, nacque nel lontano 1997, esattamente 20 anni fa. E venne ideato per tenere sotto sorveglianza, cioè sotto controllo, laboratoristica, posologica, quindi clinica, quei pazienti che fin da allora abbiamo identificato come gruppo di pazienti scoagulati. Chi è il paziente scoagulato? C'era il signore qui che mentre Tonino parlava, ucumadini, benissimo, lei è un paziente scoagulato. Allora il paziente scoagulato.
si è riconosciuto benissimo nella relazione di Tonino Colosimo. Il paziente scoagulato è colui che a causa di specifiche malattie cardiovascolari deve mantenere più fluido il proprio sangue, onde appunto evitare la formazione di coaguli e quindi l'insorgenza di eventi tromboembolici. E qui ricordo in modo particolare, perché sono patologie che buona parte di voi conosce, l'ictus cerebrale e l'embolia polmonare. La patologia però più importante, per la quale più frequentemente si ricorre alla scoagulazione del sangue, è la fibrillazione atriale. La fibrillazione atriale, sapete quasi tutti, sia gli addetti ai lavori che non, no? Perché lo sapete tutti, perché molti di voi appunto fanno il Coumadin, gli anticoagulanti, è un'aritmia cardiaca appunto, come dire, che è molto presente tra la popolazione anziana. Altre malattie, velocemente questo, perché questi poi mi serviranno per dirvi i concetti successivi. Allora, altre malattie per le quali appunto è richiesta la terapia anticoagulante orale, e la dottoressa Marotta ride, la sto facendo divertire, meno male, sono proprio contento, perché stasera è lei la principale, è vero? È lei, quindi sono contento che ride. Allora, dicevo che altre patologie per le quali appunto si ricorre a questa terapia sono le malattie appunto e delle valvole cardiache già trattate con l'impianto appunto di protesi artificiali, la trombosi venosa profonda e l'embolia polmonare. Ora, perché vi ho detto queste patologie? Ve le ho dette perché sono proprio esse, cioè sono proprio queste patologie, le responsabili della formazione del folto gruppo di ammalati cosiddetti degli scoagulati, che seguiamo appunto presso la nostra unità operativa. Ho detto seguiamo. Perché? Perché ho utilizzato volutamente questo verbo seguire, poiché è come se noi prendessimo per mano questi pazienti che, come vi dicevo, sono prevalentemente anziani. Li prendiamo appunto per mano per accompagnarli lungo il percorso della vita da scoagulati, percorso che una volta iniziato dovranno poi affrontare permanentemente, cioè per sempre. Tale purtroppo, ci dispiace, però ci sono per fortunatamente delle speranze delle quali poi parleremo dopo, ma velocemente sulle foglie ci sono. Tale percorso non è certamente facile, anzi direi è tortuoso, in quanto caratterizzato da molti disagi e circostanze intercorrenti, talora fisiologiche e talaltra patologiche. Il disagio principale è rappresentato dai frequenti prelievi di sangue a cui il paziente scoagulato deve sottoporsi, a volte addirittura anche ad intervalli di tempo molto ravvicinati. E capite bene, quando ci sono valori o troppo alti, VNR di cui parlava Tonino Colosimo, o troppo bassi. Tale disagio, oltre che individuale, quindi legato al paziente, diventa anche familiare e o sociale. Nel senso che, poiché la maggior parte dei pazienti scoagulati sono anziani, per raggiungere il nostro ospedale, che è un piccolo ospedale di montagna, ma che offre una medicina sobria e rispettosa, per sentirmi anch'io in tema col congresso, ecco perché ve l'ho detto, dicevo che devono dipendere dai loro familiari, e questi sono quelli più fortunati. I più fortunati sono coloro che hanno i familiari, però vi sono anche persone anziane o che vivono da sole o che comunque hanno familiari lontani, e quindi capite bene che per poter raggiungere l'ospedale devono chiedere a persone estranee, e quindi capite bene con un ulteriore aggravio e quindi disagio economico. Diverse sono poi le circostanze intercorrenti che costringono il paziente scoagulato a rivolgersi al centro di riferimento, e nella fattispecie al nostro centro di riferimento. Tra queste, la più frequente è la sospensione prima e la riassunzione dopo della terapia coagulante in previsione di, ad esempio, interventi chirurgici, cure odontoiatriche, oppure ancora quando ci si deve sottoporre ad esami diagnostici invasivi. Cito alcuni che sono alla portata un po' di tutti come conoscenza: la esofagogastrodenoscopia o la pancolonscopia, quando soprattutto è previsto anche un prelievo bioptico e quindi, come dire, potenzialmente emorragico. Ma i nostri pazienti scoagulati si rivolgono a noi ogni qualvolta si presenta loro una novità diagnostico e o terapeutica, nel senso che
non si sottopongono ad esami diagnostici e non iniziano alcuna terapia prescritta da altri colleghi senza aver sentito prima il nostro parere. Lo stesso comportamento si verifica per circostanze più semplici legate alla vita quotidiana. E faccio come esempi i consigli dietetico alimentari di cui parlava anche Tino Colosimo, soprattutto nel periodo estivo, ma ancor di più nel periodo natalizio, per cui vengono: oh dottò, la notte di Natale ce li possiamo mangiare i broccoli, ce li possiamo mangiare la verza, perché questi sono, questa verdura di invernale è molto ricca di vitamina K, e la vitamina K è una sostanza che interferisce proprio con il metabolismo, con la funzione di questi farmaci. Quindi capite bene che ci pensano in tempo, oppure vengono da noi per chiederci notizie in previsione di un viaggio. Dottò, dobbiamo andare in America, lo troviamo lì il farmaco, e come ci dobbiamo comportare con l'alimentazione, ma a seconda del clima che troviamo come andrà a finire la nostra terapia, e così via. Quindi capite bene che sono problemi, come dire, legati alla vita quotidiana. Lo stesso, e questo l'abbiamo detto, andiamo avanti, così mi avvio alla conclusione. Seguire costantemente questo gruppo di pazienti ha rappresentato e continua a rappresentare per noi operatori dedicati a questo servizio un arricchimento non soltanto professionale, e questo è scontato, guai se non fosse così, ma anche umano, poiché in tal caso il rapporto medico-paziente è diventato familiare e confidenziale. L'affermazione più bella e più gratificante per noi è sentirsi dire da questi ammalati, e qui spesso anche fragili, questo non dobbiamo dimenticarlo, e qui apro delle virgolette perché ho messo insieme un insieme di parole che ci vengono dette da loro in un unico concetto, e cioè: voi siete un punto di riferimento sicuro e professionale, quindi competente, ulteriormente valorizzato dalla vostra carica umana, in quanto siete persone semplici, rispettose ed attenti ai nostri bisogni. E mi avvio davvero alla conclusione con un messaggio di speranza che rivolgo soprattutto ai pazienti scoagulati, magari anche numerosi qui in sala, che ancora oggi vivono i molteplici disagi della terapia anticoagulante orale. Per fortuna, grazie alla continua ricerca farmacologica, negli ultimi anni è stata introdotta nella pratica terapeutica una nuova classe di farmaci anticoagulanti orali, più maneggevole, che consente già e consentirà ad alcuni pazienti scoagulati di vivere una vita più normale. Grazie per l'attenzione. Grazie, grazie a tutti voi, grazie. Ci ha fatto capire perché la medicina sobria e rispettosa di un piccolo ospedale di montagna. Buonasera signori tutti, amici di Soveria, colleghi, alte personalità, il direttore Perri, il direttore Gallucci, Antonio Scalzo, il dottore Tommasello non è presente, ma voglio salutarlo perché da quando è arrivato nel nostro presidio ospedaliero è stata la nostra ancora di salvezza. E sì, un applauso è doveroso. È un trade union, con il direttore generale e tutte le altre alte personalità. Non ha mai detto di no, non si stanca mai, affrontiamo assieme le difficoltà e non si stanca mai di riceverci nel suo piccolo ma grande studio, per il cuore, per l'amabilità, per la semplicità. Io vorrei ringraziare Anna per avermi voluto a partecipare a questo simposio mirabile per i contenuti e soprattutto per il cuore che lei ha messo e per averci voluto così come siamo. Noi siamo così. Io, perdonatemi un minuto prima di presentare l'egregio collega, devo spendere due parole. Non so se mai avete osservato il sorriso di Anna e lo sguardo di Anna. Io la chiamo l'amica del mio cuore, ma l'amica del cuore di tutti. È una persona amabile,
un'alta professionalità, come lo sono tutti i colleghi. Lei è capace con il suo sguardo profondo di guardarti e dirti anche cose che ti fanno male perché riguardano la tua patologia, ma te lo dice con un sorriso e non ti abbandona mai e ti dice: non ti preoccupare, ti prendo per mano e non ti lascio. Ho sempre pensato che essere medico non fosse una professione ma una missione, e sono stata fortunata perché sono arrivata tanti anni fa in questo ospedale e qui ho trovato l'amore, la dignità, il rispetto, l'alta professionalità, e tutti quanti, medici, tutto il personale, gli infermieri, il personale tutto, hanno avuto sempre, hanno e continueremo ad avere, scusate se mi metto anch'io dentro, il rispetto per il paziente e la dignità, con umiltà. Noi il paziente l'abbiamo sempre preso per mano e non l'abbiamo lasciato mai, l'abbiamo visto nella sua interezza, mente, anima e corpo. Il paziente lo chiamiamo per nome, loro si ricordano di noi e noi ci ricordiamo di loro. Questa è la cosa più bella, questo è quello che tutti quanti i colleghi stasera stanno cercando di dirci, e l'hanno fatto capire benissimo, alcuni facendoci ridere, facendoci riflettere. Questa è la cosa più bella. Perdonatemi se chiedo alle autorità qui presenti, nelle loro possibilità, di aiutarci, di non lasciare morire questo ospedale, di darci i macchinari esatti e le giuste persone, i numeri, per poter lavorare in tutte le divisioni. Grazie. Della diagnostica cardiologica in emergenza urgenza, il contributo della patologia clinica del POSM all'approccio life saving. Allora, buonasera a tutti, io devo dire, introducendo il discorso, che non avrò la stessa scientifica simpatia del dottore Mancuso, perché l'argomento è ostico, io l'ho tradotto nei termini più semplici possibili. Lui mi ha preceduto, mi ha stroncato le gambe, quindi abbiate pazienza. Intanto mi sembra giusto partire da chi siamo, perché capita spesso di prendere telefonate con persone anche del comprensorio che mi chiedono: siete aperti il sabato, si fanno certe cose piuttosto che altro. È una struttura semplice dipartimentale, quindi dotata di autonomia gestionale, che è operativa tutti i giorni e quando copre l'emergenza urgenza attraverso la reperibilità, esegue tutti i test di base per una buona patologia clinica con microbiologia comprensiva di parassitologia, che è spesso assente anche in ospedali più grandi, perché la parassitologia ha un suo target particolare. E veniamo al dunque, perché come noi possiamo contribuire in un approccio life saving come patologia clinica ad una diagnostica rapida e affidabile? Un buon test di laboratorio deve essere in grado di distinguere i soggetti affetti a una malattia rispetto a quelli sani. In termini reali si parla di specificità diagnostica e sensibilità diagnostica. I due concetti sono assolutamente interdipendenti. Se vogliamo semplificare molto, la sensibilità è il rapporto tra positivi e somma tra positivi e falsi negativi. La specificità è il rapporto tra negativi e somma tra negativi e falsi positivi. Tradotto ulteriormente, pochi falsi negativi significa un'alta sensibilità, pochi falsi positivi significa un'alta specificità. Allora, altro parametro di fondamentale importanza quando ci approcciamo ad un test diagnostico è il cosiddetto valore predittivo. Un test ha una capacità, può avere una capacità predittiva positiva e una capacità predittiva negativa. La capacità predittiva positiva è la capacità di quel test di individuare all'interno di una popolazione i soggetti aventi quella X patologia che stiamo ricercando. La predittività negativa è la medesima capacità volta invece a individuare all'interno sempre di un target di riferimento i soggetti che non hanno questa patologia X. E veniamo alla troponina. La troponina è un test d'avanguardia per quanto riguarda la diagnostica in emergenza-urgenza cardiologica. È un test che
di fondamentale importanza quando il paziente giunge al pronto soccorso in assenza di altri segni, segni elettrocardiografici o quant'altro. Perché? Perché ci consente di fare diagnosi, come vedremo nelle diapositive che verranno, attraverso un follow up breve, di decidere un rule in o un rule out, cioè di decidere se il paziente ha bisogno di un trattamento invasivo o se invece può andare a casa in un tempo relativamente breve. Non vi tedio più di tanto, è un complesso proteico formato da tre subunità, troponina I, troponina C e troponina T. E come dicevo prima, è un elemento fondante per un'adeguata diagnostica cardiologica. Questa è una curva che riguarda le cinetiche. Come potete vedere, l'avvento attualmente utilizziamo un test che è ad altissima sensibilità, che si basa sul dosaggio, diciamo, della troponina I o della troponina T. Vedete la curva di comparsa subito dopo l'evento patologico, comincia, diciamo, dopo la seconda ora, tra la seconda e la quarta ora, e cresce rapidamente fino a giungere a un massimo per quanto riguarda la troponina I, che è quella che dosiamo noi attualmente, che è uno standard di riferimento, tra le 12 e le 18 ore. E veniamo. Il test utilizzato, che utilizziamo noi nella nostra struttura, è di un'azienda che si chiama Biomerie. Noi andiamo a testare distintamente la troponina I cardiaca, che è un marcatore d'elezione proprio di danno miocardico. In questo tipo di approccio, cos'è dirimente? La capacità di fare una diagnosi in maniera rapida. Perché, diciamo, capite bene che tanto più rapido sarà la capacità di indirizzare la diagnosi, tanto maggiore saranno le possibilità non solo di sopravvivenza del paziente, ma anche di avere meno reliquati possibili. Ma è soprattutto anche la capacità di tranquillizzare medico e paziente per quanto riguarda i risultati negativi. Cioè, il paziente che ha un test negativo va a casa perché è realmente negativo. Cosa significa questo? Significa questo che noi abbiamo cercato di, nell'individuare il test di riferimento, di prediligere quello che potesse avere anche un valore predittivo negativo molto elevato. Attualmente, diciamo, come dicevo, noi dosiamo la troponina I, che attraverso un particolare calcolo, tecnicamente si chiama algoritmo, ma mi sembra di entrare in un campo che potrebbe non essere, diciamo, così interessante, ci consente in 3 ore di capire se quel paziente ha bisogno di un intervento invasivo o se può andare effettivamente a casa. La soglia di riferimento è di 19 nanogrammi litro, quello è il punto che ci consente di discernere tra un paziente positivo e un paziente negativo, e quindi la validazione scientifica, come potete leggere nella diapositiva, si riferisce ad un percentile che è il 99esimo. Vediamo come utilizzare il dato. Valori al di sotto dei 19 nanogrammi litro sono negativi. Il valore predittivo negativo del test che noi utilizziamo è del 99,4%. Questo incontro che hanno organizzato mi consente anche di chiarire alcune cose con i colleghi, perché delle volte, insomma, si discute e non sempre si riesce a capire. Un test negativo con il 99,4% di valore predittivo negativo, non perché l'ho detto io, ma perché la validazione scientifica del test, significa che quando diamo un negativo, è negativo, può andare a casa e stiamo tranquilli tutti. E vediamo poi invece ai valori intermedi. Sempre stiamo parlando di soggetti che non hanno altri segni, diciamo, patologici, patognomonici di infarto. Valore compreso tra 19 e 100 nanogrammi litro. Si deve procedere ad un secondo dosaggio di troponina dopo 3 ore dal primo. Se non si registra nessuna variazione, allora si va a una diagnosi differenziale rispetto a quelli che potrebbero essere le altre patologie interferenti con l'aumento della troponina. In presenza invece di un incremento maggiore o uguale di 10 nanogrammi litro, la gestione è invasiva. Il paziente ha un infarto in corso, deve andare, diciamo, ad uno step di secondo livello. E non pensavate che io me ne andassi senza fare un commento di carattere generale. La vedete questa diapositiva? Questa è del 1978. Io sono nato e cresciuto a Catanzaro, quindi è anche un bel ricordo. Perché questo riferimento? C'è stato un tempo in cui organizzazioni strutturate male,
anche diciamo deficitari dal punto di vista economico, che avevano la capacità e la fortuna di pescare un jolly, beh, potevano emergere. E potevano emergere, diciamo così, anche in un contesto nazionale che si andava, diciamo, formando. Beh, questo tempo è finito. Anche se ci stanno dei fuoriclasse tra di noi o laddove ci fossero veramente, in assenza di una struttura organizzata in grado di supportare, beh, se non c'è la struttura, anche questi fuoriclasse sono destinati, diciamo, a cadere nell'oblio. Perché la sanità, la nostra sanità adesso ha bisogno di tutto un team, come dicevano giustamente molte colleghe, che collabori e che sia effettivamente capace a supportare chi è, come dire, il miglior uomo per quella situazione specifica. È evidente che, diciamo, comunque la si dipinga, ci stanno due parametri da tenere in considerazione. Il primo parametro, la metafora calcistica, è stata utilizzata più volte stasera, ma io le diapositive le avevo preparate molto tempo fa, quindi... Allora, il primo parametro è che, voglio dire, se ci stanno, come dire, delle pippe al ruolo di fuoriclasse, la colpa di qualcuno sarà. Il secondo parametro sul quale vi lascio per una riflessione è che la Calabria, come regione, riceve circa 3 miliardi e 800 milioni di euro, ora ho 3 miliardi e 500 milioni di euro, dal Fondo Sanitario Regionale. Di questi 3 miliardi e 800 milioni di euro, la Calabria contribuisce per il 9%, cioè tutto il resto ci viene dalle altre regioni. A me sembra un motivo di riflessione importante, perché se non riusciamo, diciamo, a strutturarci, a dare risposte efficienti ed efficaci in un giro di tempo abbastanza breve, beh, diciamo, alcune cose, ci stanno altre cose che potrebbero precipitare, e invece di andare incontro a tempi migliorativi ci potremmo trovare di fronte a nuove difficoltà. Grazie. Introdurre i prossimi relatori, non prima di aver ringraziato tutti i presenti, in particolare tutti i miei superiori, i miei dirigenti, che sono tanti, e un ringraziamento particolare ad Anna Marotta, che mi ha onorato di partecipare a questa riunione, in quanto io sono uno degli ultimi arrivati, e quindi mi ha fatto percepire di essere stato gradito. Grazie ancora. Passando da un argomento d'urgenza, introduco il dottor Giovanni Paola, il responsabile del pronto soccorso, e che ci intratterrà su proprio un argomento, un caso clinico che è stato sui giornali, e quindi ora vogliamo i dettagli. In ogni caso, da questo caso clinico si può evincere la necessità di avere una spalla comunque nel proprio lavoro, e in questo caso la spalla rappresentata dal pronto soccorso e dai rianimatori, che sono importanti. Prego. Ricordo il primo gol di Palanca, avevo visto, c'era un giallo su calcio d'angolo, c'era una maglia giallo rossa, l'ho abbracciato, si è girato, forza Pruzza, ma era della Roma. Torniamo a noi, pronto soccorso. Sì, grazie direttore, perché ce l'avete reso veramente splendido, si lavora molto bene, molto meglio rispetto a prima, anche se ovviamente la qualità espressiva è sempre la stessa, ma qua ci siamo dovuti attivare alla grande, perché era, sì Franco è vero, è stato un momento difficile, era Ferragosto 2017, e grazie al direttore, questa è una profonda riflessione sull'importanza dei rianimatori al pronto soccorso, perché si devono dare a tutte le latitudini le stesse pari opportunità, e Soveria è tutto l'ambito, perché dobbiamo ricordare che il nostro ospedale ha un bacino d'utenza molto più ampio della città di Soveria, 40.000 abitanti, 40.000 utenze, 40.000 che hanno bisogno della medesima dignità e della stessa identità. 15 agosto 2017, andiamo avanti. Questo è il famoso tappo ingombrante, guardatelo perché dimensioni importanti. Bene, una bambina straniera ha ingoiato
perché i bambini è facile, ecco perché i genitori noi dobbiamo stare molto più attenti. Mentre così era a tavola, quella mattina del 15 agosto ha deglutito questo tappo. Io ho fatto delle fotografie, ma credo che si veda molto bene. È ben zigrinato nella parte laterale, è di comune rilievo attraverso Coca-Cola, qualcosa di questo genere. È arrivata una bambina uguale a questa. Questa è una faccia del repertorio, questa è una bambina sorridente, ma vi assicuro quel giorno lì la bambina che arrivò a Soveria Mannelli era molto sofferente, era piegata su se stessa, decubiti impressionanti e con le classiche mani legate al collo perché non respirava, aveva bisogno di aiuto e l'emotività. Ecco, anche quello i medici del pronto soccorso devono riflettere continuamente. È bellissimo lavorare al pronto soccorso, è una delle cose più belle che io abbia fatto e abbia scelto, perché lì al pronto soccorso domani arrivano persone che oggi non sanno di doversi recare in quella sede. È importante essere preparati, è importante saper dare delle risposte, perché molte volte la vita e l'investimento di una vita anche importante tra l'ora di molti anni può dipendere dalla capacità e può dipendere da noi, anzi dipende esclusivamente da noi. Dobbiamo essere molto attenti. Che cosa succedeva quel giorno? Ecco, era Ferragosto, guardate che bella foto. Relax, buon Ferragosto per tanti, ma non per quelli che lavoravano quel giorno a Soveria Mannelli. Era evidentemente un'entità di base, perché il 15 agosto solitamente vanno altrove. Guardiamo la prossima foto, io ho voluto creare quasi una sdrammatizzazione di quell'evento. E qua si parla di holiday, molta gente era in vacanza, probabilmente avremmo preferito, però si fanno i turni, quindi qualcuno c'era e qualche altro era in vacanza. In questa maniera. Noi invece abbiamo ospitato e aperto, non eccezionalmente, purtroppo non eccezionalmente, ma come capita, il codice rosso. Voi sapete, ancora una volta ringrazio l'amministrazione dell'azienda sanitaria che ci ha voluto regalare questa struttura, che però devo dire è autenticamente nostra, perché abbiamo lavorato e abbiamo voluto che si facesse come noi volevamo. Bene, quello è il codice rosso. Chi ha avuto esperienza, dalla camera calda si può entrare per i casi di emergenza, c'è scritto là ingresso codice rosso. Ebbene, quella bambina quel giorno è entrata purtroppo lì, perché non c'era da fare altro che sostenere un peso emotivo anche per noi importantissimo, perché solitamente è bene che tutti noi sappiamo si muore con questa patologia. Ecco perché dovevamo dare il massimo. Io sto parlando moltissimo di questa situazione dando enfasi importanti, perché io non c'ero in quella giornata, quindi sono legittimato non da narcisista a parlare in termini concreti di quella giornata positiva, di quella giornata straordinaria. C'era però l'anestesista Adele Graziano. Io direi di fare un applauso alla dottoressa Graziano, che oggi non è qui perché sta lavorando in ospedale e ovviamente è in servizio di guardia, però mi ha pregato di rappresentare tutto il percorso di quella giornata che è stata straordinaria. Questo è il codice rosso. Questa bambina, ripeto, come tutti sappiamo, aveva le mani al collo e aveva bisogno d'aiuto. Però era importantissimo che si effettuasse un supporto farmacologico, una sedazione, perché ancorché di un anno e mezzo pigliarla di peso era difficilissimo. La bambina si agitava, aveva fame d'aria e francamente anche per noi c'è stato... Io partecipo solo perché mi è stato raccontato, io non c'ero, però conosco nei minimi particolari i dettagli di quella giornata, e bisognava fermarla, sedarla. E allora che cosa si è fatto? Intanto abbiamo aperto la bocca, ma per quello che si vedeva, come si vede sempre, noi vediamo no. Il tappo si era conficcato ancora più giù, era andato ancora più giù. Quella è l'ugola, si vedono tutte le strutture anatomiche, ma il tappo era tra l'epiglottide e le corde vocali, all'ingresso della laringe, una situazione difficilissima. Poi l'avete visto che era non liscio, quindi si è collegata
si è ancorata, diciamo, ai tessuti in una maniera maldestra e non usciva. C'è stato un dato fortunato, che l'occlusione era solo in quel momento parziale, perché si riusciva ancora a far entrare un po' d'aria ed uscire, ancorché tutti i tessuti satellitari erano tutti in sofferenza, tutti edematosi, e stavano per determinare la chiusura definitiva se non ci si attivasse attraverso una disostruzione, ovvero, in ultima analisi, dottoressa, una tracheotomia d'urgenza, che è estremamente precaria a farsi, a vedersi, non ne parliamo proprio, però era un elemento salvavita. Questo si vedeva, il tappo non si vedeva. I genitori fuori erano drammaticamente coinvolti, noi altrettanto. E allora hanno sedare questa bambina, perché Mariella non si riusciva a tranquillizzare. Micronoan, il vecchio Valium per via rettale, due, niente da fare, direttore, niente da fare, la bambina era iperagitata. E allora bisognava pensare a questo punto a un altro step, incannulare, cosa difficilissima in condizioni normali, figuriamoci in quella difficoltà, difficoltà importanti, perché bisognava pigliare immediatamente una vena. Non avevamo nemmeno specialisti pediatri, ovvero infermieri della pediatria, però questa infermiera è stata, lei dice, fortunata, io dico, e noi lo riconosciamo tutti, molto brava, Anna Fiore, immediatamente, grazie, sì, credo che lo meriti, immediatamente è riuscita ad incanulare una vena, perché quei due micronoan fatti per via rettale non avevano sortito nessun risultato, e allora si è interpretato si è attivato il percorso del midazolam, un altro farmaco molto importante, che se ne danno un po' a me, io mi metto immediatamente a dormire. Bene, questa bambina, nonostante sono arrivati a 35-40 se non di più milligrammi di midazolam, ancora non riusciva, oddio, c'era una debolezza muscolare, però aveva un trisma indotto e non apriva la bocca ed era necessario che si aprisse. E il tempo passa, guardate che immagine bella, questo è l'orologio, avevamo una condizione tempo dipendente, dovevamo sbrigarci. Attenzione, stiamo parlando di trincea clinica, qua Franco stiamo solo raccontando, ma lì era estremamente incredibile la scarica di adrenalina in tutti gli operatori. Tutti quanti messi in fila, tutte le risorse che erano in ospedale erano lì, vale a dire 118, vale a dire le risorse del pronto soccorso, e la grande team leader di quel giorno, che la ripeto, era la disoveria, la dottoressa Adele Graziano, che è stata molto brava, come sarebbe stata brava se ci fosse anche Alessandro Puccio o altri. In quella circostanza la team leader di quella situazione era... Prego. Giovanni, ti chiedo scusa. Scusa, allora, volevo dire che non sono ovviamente la sola qui a Soveria come anestesista, che mi stanno grandemente aiutando tutti i colleghi di Lamezia, che loro turnano tra Lamezia e Soveria e quindi sono, diciamo, più importanti di me, compresa Adele Graziano, che è di Soveria. E vorrei fare un applauso a tutti loro, e in capo ovviamente la dottoressa Monardo, che è la nostra primaria appena entrata, che ci sta dando una grande mano d'aiuto, perché la situazione, insomma, non è facile, no? E vorrei ringraziarla tanto. Vorrei ringraziare, scusate se ti sto interrompendo, vorrei ringraziare anche il primario che c'è stato prima, Stiliano Glironakis, che ha avuto grande importanza nell'ospedale di Soveria Magnelli. È stato per me il maestro, il padre e tutto. E vorrei ringraziare Agostina Renzi e Franca De Santis, che hanno fatto altrettanto. Grandissime. Sì, dicevo, il tempo era tiranno. Dovevamo fare in modo che la bambina si sedasse, perché con il laringoscopio l'anestesista potesse guardare dentro ed eventualmente ancorare con quella pinza rotonda, magging, no? Per fare in modo di tirarla fuori. Però dovevamo fare tanti farmaci. Guai se non ci fosse stato l'anestesista, soprattutto per una condizione di questa natura. Bene, l'anestesista ha continuato con tanti grammi
milligrammi di midazolam, direttore, niente da fare. La bambina aveva ancora il trisma, vale a dire aveva la bocca serrata. Io chiedo scusa perché qua c'è una popola, un uditorio misto tra medici, tecnici e non, quindi io sto cercando di rendere semplice quello che è abbastanza, come dire, complicato. A questo punto si è andati oltre, però attenzione, con delle remore e con delle difficoltà, perché tutti questi farmaci uniti insieme, vero collega Mazza? Questi farmaci nell'insieme possono procurare il blocco respiratorio e quindi bisognava andare con parsimonia, creando e trovando un equilibrio difficilissimo. E allora che cosa ha pensato la dottoressa? Qua dobbiamo immediatamente andare sui farmaci superiori. Il famoso tiopentale sodico per i profani è un grossissimo e importante induttore dell'anestesia. Col tiopentale sodico sicuramente la bambina avrebbe ottenuto il raggiungimento del risultato. E quindi nelle foto in avanti vi faccio vedere il micronoan, non sono stato molto coerente con quanto ho detto, soprattutto non sono stato sincrono. Questa è il midazolam e questo è il tiopentale sodico, tutti in vena. Dopodiché, nel momento in cui finalmente ha aperto la bocca, la dottoressa è andata con laringoscopio illuminato e ha visto quello che poteva rappresentare il killer per la bambina, vale a dire quel tappo che si era infilato nella condizione anatomica di cui prima vi dicevo. È riuscita ad ancorarlo, non è riuscita immediatamente a tirarlo su, qualche goccia di sangue che è il piccolo trauma, ma ben venga, c'era stato, però ha dovuto scendere un po' più giù il tappo, l'ha ancorato e poi sapete che è successo? Questo. Un applauso da parte di tutti, di tutto il team, francamente. Perché in quella circostanza concretamente il pronto soccorso di Soveria Mannelli, come capita ad altri pronto soccorsi, per carità di Dio, ci mancherebbe altro, come è capitato in altre circostanze, ma grazie al fatto, direttore, che voi ci avete messo a disposizione con tenacia gli anestesisti, i rianimatori, siamo riusciti a salvare una vita umana e conferirle una ipotesi di, che so, 100 anni di vita a quella bambina, che altrimenti sarebbe finita lì. E noi questo lo apprezziamo moltissimo e ne capitalizziamo la presenza. Io ho voluto raccontare questo caso, ma ce ne sono altri. Concludo semplicemente ricordando altri momenti importanti dell'ospedale di Soveria Mannelli. Questo, eravamo nel vecchio ospedale, improvvisamente c'è stato un incidente ferroviario vicino alla Madonna di Porto, da noi sono arrivati 59 ammalati nell'unità di tempo, addirittura alla fine tremendo, un vagone di ammalati con il treno della Ferrovia della Calabria stava arrivando da noi. Siamo stati bravi perché siamo riusciti con grande sensibilità a portare dentro l'ospedale tutti i medici in servizio, tutti i medici in pensione, tutto il corpo infermieristico, marito, moglie, volontari. È stato un qualcosa di esaltante. Abbiamo avuto poco aiuto dagli altri, ma c'è stata una straordinaria presenza, così come anche presenza medica. C'era il dottor Amoruso, c'erano tutti, e alla fine un omaggio lo voglio fare a questa dottoressa che era qua e la vedete, e la dottoressa Marotta, mia amica. Sei, voglio concludere con lei. Ci siamo cresciuti insieme professionalmente, io sono arrivato con i pantaloncini, lei era molto più seria, lo è stata sempre, però abbiamo fatto un percorso, concludo nel dire, Soveria Mannelli c'ha un grande merito straordinario, che certamente competiamo con tanti altri, vale a dire c'è un rapporto interpersonale, amicale, che è straordinario. Noi abbiamo pianto quando Peppino Gabriele, Raffaello Amoruso, Leonardo Sirianni e Pino De Santis e tanti altri se ne sono andati in pensione, perché eravamo molto legati. Questo ci lega, e la presenza massiccia di questa sera, una importante presenza di tutto l'ospedale, soprattutto non può che essere, come dire, testimoniata dalla presenza dei vertici aziendali che sono qui e in qualche maniera possono acquisire momenti di maturità. Grazie.
sta anche il compito di presentare la relazione del dottor Galea, il primario di radiologia, ci descriverà l'importanza delle prestazioni di radiologia in un ospedale periferico, che sicuramente comunque avranno bisogno di una interpretazione di immagini, ma probabilmente non dobbiamo dimenticarci che il radiologo è anche un medico. E quindi, se potesse mettere una mano su un addome e poi decidere insieme col medico del pronto soccorso cosa fare, qual è l'esame migliore, penso che potrebbe essere una cosa importantissima. Prego. Grazie, moderatori. Ovviamente ringrazio Anna e il dottore Tomasello che mi hanno invitato, Anna soprattutto per l'ottima organizzazione e soprattutto anche per il titolo, perché parlare di medicina sobria e rispettosa in un periodo in cui noi dipendenti viviamo queste trasformazioni di tipo economico in maniera particolarmente, a volte anche drammatica, per i tagli che questa situazione comporta, e anche perché i pazienti sono diventati ovviamente più informati, più consapevoli, più esigenti. E questo anche è giusto, però a volte in alcuni colleghi, ma forse nella maggioranza, determina delle preoccupazioni. Quindi noi come dipendenti spesso siamo un po' stritolati da questa situazione, dalla domanda di salute, perché più attrezzature ci sono, più aumenta la domanda di salute e anche le risorse però tendono a calare, per cui un po' veniamo stritolati, il direttore generale ne è la prima conseguenza, tra le richieste dell'utenza e l'offerta che ne possiamo trarre. Prima si parlava, Tonino Scalzo parlava della TAC, noi abbiamo chiesto ormai credo da 2 anni, 3 anni, all'inizio, ma se all'assessorato, forse tu puoi fare qualcosa di più, anzi sicuramente più di quanto si possa fare, ogni volta ci chiedono le caratteristiche, gliele diamo, quanto costa glielo diciamo e poi non si compra niente comunque. Spiegalo però, per l'esigenza di fare una gara. Sì, perché la regione dice dobbiamo fare una gara regionale, la dobbiamo fare noi, non dovete farla voi, perché deve essere una gara diffusa su tutto il territorio. Benissimo, diamo le nostre caratteristiche, anche Soverato vive questa esperienza e poi non succede niente. Quindi questo discorso della economicità e dei tagli ha creato appunto questo decreto di scura in cui Soveria Mannelli è ospedale, diciamo caratterizzato come ospedale di montagna, con delle limitazioni. E per quanto riguarda poi quello che viene descritto in questo decreto, che è abbastanza dettagliato per certi aspetti, si dice che le indagini radiologiche devono essere trasmesse, le immagini prodotte devono essere trasmesse al centro Spocco Hub. Questo perché? Perché mentre le pellicole radiografiche, le TAC che si fanno, hanno appunto queste immagini tradizionali su pellicola, devono essere digitalizzate e devono poi essere mandate. C'è una penna? No. Una penna laser? No. Vabbè, comunque devono afferire a una stazione di lavoro, workstation, che consente quindi di far arrivare le immagini sia all'interno dello stesso reparto della radiologia di Lamezia, ma anche dalla radiologia di Soveria. Immagini che una volta digitalizzate possono viaggiare anche sulla rete, quindi anche su un semplice smartphone. Noi quando ci sono dei casi particolari le mandiamo a dei... grazie. E quindi diciamo su questa stazione di lavoro arrivano le immagini da vari posti, immagini che noi possiamo modificare poi sulla workstation in maniera da diciamo, vedere al meglio senza sprecare le pellicole, ma vedendo al meglio le immagini. Possono andare, dicevo, sullo smartphone, tante volte noi li utilizziamo per mandarli a dei professori che sono di riferimento, che ci aiutano a capire quel paziente cos'ha. Quindi con la teleradiologia, nei primi 10 mesi, questi sono dati del dottore Schicchi, dell'ingegnere Schicchi, nei primi mesi 10 dell'anno abbiamo per il pronto soccorso eseguito 3.000 esami,
il radiologo non c'è, ma il radiologo H24 e 7 su 7 c'è e referta anche le immagini che vengono da Soveria. C'è diciamo soprattutto nelle richieste di radiologia tradizionale, poco di eco, anche perché non c'è il radiologo, qui c'è solo due giorni a settimana, e delle TAC, soprattutto per, cioè non vi ho portato delle immagini perché non era il momento di tediarvi ulteriormente con delle immagini, se non qualcuna. Quindi c'è una certa parità, poi mi ha fatto notare, tra maschi e femmine, cioè più o meno siamo ammalati allo stesso modo, e per la medicina abbiamo eseguito fino ad ora 565 esami, sempre in questa prima, in questi primi 10 mesi dell'anno. In totale 3.568, che è in linea con quanto si è fatto l'anno scorso, anche perché mancano ancora 2 mesi ovviamente. C'è anche l'attività ambulatoriale che è calata rispetto all'anno scorso, perché? Perché abbiamo il mammografo, che il dottore Leperre, il direttore, sa, non c'è stato comprato, questo di Soveria è stato ritenuto ormai obsoleto e non più utilizzabile, l'attacco spesso si ferma perché ovviamente per i motivi che si diceva è un attacco ormai vecchia, non è più una TAC, un'acquisizione volumetrica come spesso succede, e quindi l'appropriatezza degli esami è importante che venga fatta, cioè in un periodo di ristrettezze è importante che l'esame radiologico venga concepito non come una cura. Io ho mal di schiena, mi faccio l'attacco, la radiografia, adesso forse sto meglio. No, perché non è che abbiamo risolto il problema. Deve essere eseguito quando è il momento giusto, il paziente giusto, e deve servire in collaborazione con il clinico a trovare la scelta terapeutica. Altrimenti non ha senso contentare il paziente solo perché vuole fare qualche cosa se poi non serve a qualcosa. Se non c'è questa collaborazione e io faccio una radiografia e non vedo granché, e il clinico che mi manda il paziente, anche fosse per, con la teleradiologia, non mi dice che è molto probabile che ci sia una frattura che è occulta e non la posso vedere, poi succede che dopo un mese la frattura ha già dato dei danni e quindi quest'osso potrebbe non crescere più come doveva. Se il collega mi dice che questa zona dell'astragalo, che io ho sospetto che possa esserci qualcosa, mi dice indaga meglio perché sicuramente c'è qualcosa, allora io posso ricorrere a cose più importanti, in questo caso un attacco o una risonanza, per essere poi certo che effettivamente quella frattura che radiologicamente si poteva solo sospettare c'è. Quindi, come vedete, la medicina sobria e rispettosa è quanto mai opportuna come tematica che Anna ha voluto tirar fuori. Deve essere anche però, e questo ho visto i tecnici di radiologia di Soveria in sala, deve essere anche rispettosa, se mi consentite, anche del personale che lavora, perché mandare, come succede, alle 3 di notte per un ginocchio gonfio, fare una radiografia, cioè a volte anche chi è di servizio a pronto soccorso dovrebbe cercare di limitare, vabbè, ma sono piccole cose che poi risolviamo tra di noi. Il paziente comunque deve essere al centro e i risultati che possiamo ottenere sono sicuramente accettabili e nell'ottica sempre del paziente che deve stare al centro, se condividiamo la diagnosi, condividiamo l'appropriatezza degli esami e ovviamente, come già si è detto, abbiamo molta vocazione ad essere umani verso il paziente stesso. Grazie.